Buongiorno, io sono Elena, vengo dal liceo Aldo Moro di Rivarolo e sono un'apprendista cicerone delle giornate fai di primavera. Siamo nel polo museale di Pont Canavese, ci sono due musei che si possono visitare, uno è il museo del tessile e l'altro è il museo della plastica. Viene presentato da noi ragazzi perché a scuola diciamo, ci insegnano a valorizzare questi patrimoni del territorio e infatti ci sono molti elementi all'interno delle nostre zone, in particolare per esempio per noi nel Canavese, che comunque non sono conosciuti ma che in queste giornate vengono valorizzati. Noi per esempio appunto ci occupiamo di questo museo del tessile e del museo della plastica che si trovano all'interno dello stabilimento Sandretto e cerchiamo diciamo di dare importanza a quella che è stata l'attività che si sviluppava in questi anni nella nostra zona. Il Museo del Tessile si trova oggi all'ingresso del palazzo che era il Bureau Central, che sarebbe stata la segreteria dei Sandretto. Infatti vi sono oggi due uffici che sono stati mantenuti intatti per far capire come si svolgeva l'attività contabile, l'attività del cassiere al tempo. Negli altri ambienti invece vi sono tutti gli strumenti che venivano utilizzati nella manifattura tessile, a partire dalle macchine da cucire originali per passare poi per esempio al calzolaio, il lavoro del calzolaio dove vi sono proprio tutti i materiali che venivano utilizzati per esempio per le scarpe antinfortunistiche. Infatti già a partire dalla manifattura tessile, quando poi si passò anche al museo della plastica, si capisce come fosse uno stabilimento autonomo. Infatti vi sono numerosi strumenti anche per esempio per l'agricoltura, perché vi erano degli appezzamenti terrieri, quindi gli operai erano operai diciamo che si occupavano un po' di tutto. E il lavoro per quanto riguarda la manifattura tessile è stato sempre molto preciso, tanto che lo stabilimento molto all'avanguardia, anche perché c'erano per esempio dei telefoni, era dotato di delle bilance di precisione. Queste bilancine si trovavano in pochissime industrie del tempo e servivano per pesare al grammo le pesature dei colori in modo da non sbagliare. Molto importante infatti è la nascita del blue jeans, cioè il blu di Genova, e si dice che è uno dei primi stabilimenti in cui appunto è nato il jeans sia proprio questo di Pont Canavese. Mi chiamo Isabella, studio all'Istituto Aldo Moro di Rivarolo e sono una volontaria cicerona del FAI. Oggi ci siamo trovati a presentare la manifattura del tessile e il Museo della Plastica a Pont Canavese. Il Museo della Plastica di Pont Canavese è di proprietà della Cannon Sandretto, in quanto nel 1985 Gilberto Sandretto volle istituire l'apertura di un museo dedicato proprio alle materie plastiche. Successivamente venne acquistato dalla Cannon, in quanto fu necessario un restauro e una messa in sicurezza della palazzina, appunto sovvenzionato grazie agli aiuti della Cannon stessa, che è un'importantissima multinazionale a livello di produzione di macchinari per l'assemblaggio delle materie plastiche. All'interno di questo museo ci si trovano 8 stanze suddivise per decenni, dove si trova appunto l'evoluzione dell'utilizzo della plastica all'interno della nostra vita quotidiana. Sono presenti numerosi oggetti di uso quotidiano, con appunto varie evoluzioni all'interno a livello di materiali, leggerezza, colori e durezza. Ci sono oggetti molto particolari e anche sciccosi se vogliamo, ad esempio il frigo interamente in plastica, benché molto scomodo e molto piccolo, o anche la poltrona con la palla di riferimento.